L'uomo infatti vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Sono le parole che Dio rivolge al grande Samuele nel momento in cui è chiamato a scegliere Davide come nuovo re del popolo di Israele. Vedere è il verbo che attraversa questa quarta domenica, mentre il Vangelo ci racconta l'incontro di Gesù con il cieco nato. Ed anche San Paolo, nel brano degli Efesini proposto, ci ricorda che occorre comportarsi come figli della luce. Forse sembra banale e poco scientifico affermare che per vedere occorre avere la luce. Cerco di spiegare meglio che cosa intendo dire a me e condividere con voi. Noi uomini abbiamo l'abitudine di imitare l'atteggiamento di Samuele. Abbiamo gli occhi spalancati per ricercare una qualche risposta, ma rimaniamo fermi alla superficialità, all'apparenza. Samuele, per trovare il re forte e giusto, capace di liberare il popolo, di donare speranza e di donare vita, deve utilizzare un altro metodo. Non si può fermare alla superficialità delle cose, deve andare in profondità. Occorre usare il cuore per vedere il cuore. Per vedere la profondità delle cose ed anche per riscoprire la presenza di Dio. Solo aprendo la vita a questa visione nuova è possibile scorgere le cose, ogni cosa, nella loro essenza più vera e più profonda. Nel miracolo evangelico che Giovanni ci racconta, Gesù ricorda che spesso i nostri occhi e il nostro cuore sono coperti da un velo più o meno spesso, che ci impedisce una visione nitida della realtà, delle relazioni, dei valori, della nostra stessa vita e anche della fede. Il Signore, attraverso la sua parola e i sacramenti, che rimangono e sono dei gesti concreti di grazia che toccano la nostra vita, ci toglie quel velo di insicurezza, di paura, di peccato e ripete anche a noi: Hai visto il Signore? Sono qui davanti a te. Sono qui come luce della tua vita. Sì, fratelli e sorelle, anche noi abbiamo bisogno di vedere, di avere questa luce vera che è in grado di risplendere oltre le tenebre, oltre quella valle oscura nella quale siamo incamminati, così come ci ricorda il salmo così famoso che spesso utilizziamo nella preghiera. Ricolmi della sua presenza, della sua luce, davvero il nostro vedere diventa nuovo. È nuovo nel vedere la propria vita, è nuovo nel vedere le relazioni, è nuovo nel vedere le realtà, anche quando si dimostrano con la crudeltà e la difficoltà di questo momento. Perché questa luce nuova è la luce della risurrezione, che permette a tutti noi di vivere come figli della luce, di comportarci come figli della luce, di testimoniare la nostra fede come figli della luce. Diminuisce allora la paura, aumenta la speranza e si consolida la fede fino al punto di sentire a noi il Signore, che è la fonte della gioia. Perché questa domenica, la quarta del tempo quaresimale, è la domenica della gioia. È la domenica della gioia perché è la Pasqua di risurrezione vicina, perché la liberazione è posta accanto alla nostra vita. Non possiamo viverla insieme, non possiamo viverla con le iniziative che ci erano state proposte anche a livello diocesano, ma di certo possiamo con un rinnovato sorriso chiedere al Signore: Donami occhi nuovi, dacci occhi nuovi e dacci luce nuova, perché possa vedere te, o Signore, perché possa riscoprire che tu sei al mio fianco e con te al mio fianco nulla mi manca e nulla temo. Perché ancora una volta ho riscoperto, ho sentito, ho percepito e ho ricordato alla mia vita che tu sei il Salvatore. Buona domenica a tutti.
ci sarà un tempo del perdono, ci sarà chi.